a tutti. Oggi vi voglio presentare il grido di Carlos Alcaraz e spiegarvi da dove prende così tanta esplosività nel colpire la palla. Allora, Allora, iniziamo iniziamo con con la la fase fase di di preparazione. preparazione. Come Come tutti i tutti i giocatori giocatori del del circuito, circuito, guardate un po' lo split step. Con il peso del corpo in avanti, guardate il baricentro come sta in avanti, l'asse del corpo e il baricentro. L'impugnatura che usa Carlos Alcaraz per il diritto è la semi-western. Da qui inizia la fase di preparazione. Guardiamo un po'. Già ha cominciato la preparazione uni-turn. Guardate come ha ruotato il tronco, guardate, ha ruotato il tronco insieme alle braccia e alla racchetta. Guardate dall'altra prospettiva, guardate come si sposta con la mano non dominante su quella racchetta. E qui inizia la preparazione uni-turn. Andiamo avanti. Vediamo un po' da dove Alcaraz prende così tanta energia per poter eseguire questo diritto fulminante. Iniziamo con la preparazione. Guardate come sta portando con la mano non dominante la racchetta indietro, guardiamo un po', guardate, e come il gomito del braccio dominante è sotto l'altezza della spalla. Vediamo un po' cosa succede dopo. Guardiamo un po', guardate l'angolo tra il braccio e il tronco. È di 81 gradi. Vediamo dall'altra prospettiva. Guardate. Sempre lo stesso angolo tra il braccio e il tronco. Quest'angolo li darà più in là durante la fase di accelerazione una potenza esponenziale. Andiamo avanti, vediamo cosa succede dopo. Guardate, qui sono due cose importanti che farà accumulare tanta energia ad Alcaraz. Guardate, la prima cosa è portare il braccio non dominante molto dietro. Guardate dove è arrivata la mano non dominante, dietro alla spalla dominante. Questo che gli permetterà di ruotare molto il tronco, quindi farà una torsione accentuata. E l'altra cosa, guardate che il polso è dritto, quindi leggermente flesso verso il basso. Qui anche questa cosa gli permetterà di accumulare tanta energia. Vediamo come finisce la fase di preparazione. Andiamo avanti. Guardiamo un po'. In questo colpo lui colpirà in semi-open stance, guardate, con l'appoggio sulla gamba destra. Guardate quanto ha piegato la gamba destra, la gamba dominante, quanto è flessa, da dove risulterà un cumulo di energie nella fase di accelerazione. Vediamo il braccio non dominante, il braccio sinistro, che è disteso lateralmente, quasi un po' indietro e sempre leggermente piegato. Il braccio dominante invece è sempre piegato.
però molto leggermente. Guardiamo anche la testa a racchetta, guardate qui, come è in avanti verso l'alto, col piatto corde non tanto indietro, quindi siccome il piatto non è indietro, da qua risulta che il polso dominante è dritto, leggermente flesso verso il basso. Vediamo anche dall'altra prospettiva.